Ciao ragazzi, da Elena dell'Informa Giovani, vi leggo le notizie per il mese di giugno. Light up, ti piacerebbe fare qualcosa per gli altri ma non sai come? Vorresti renderti utile, stai cercando uno spazio adeguato per valorizzare le tue capacità? Light up mette a disposizione all'Informa Giovani un colloquio di orientamento personalizzato su appuntamento ogni lunedì pomeriggio. Per richiedere un appuntamento contatta il CSV. Ti mandiamo a quel paese gratis. Continua all'Informa Giovani lo sportello dedicato al servizio volontario europeo, realizzato in collaborazione con l'associazione Joint. Ti potrà aiutare con informazioni utili per inviare la tua candidatura e dare consigli per scegliere il progetto più adeguato alle tue esigenze. Prenota un colloquio compilando il form dal sito del Servizio Volontario Europeo. L'Arte di Strada a Milano. Vuoi prenotare degli spazi dove esibirti? Con Strada Aperta puoi farlo. Iscrizioni online dal sito milanostradaaperta.it. Lo sportello Artisti di Strada è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 16. Le richieste di iscrizione o prenotazione verranno prese allo sportello fino alle ore 15:30. Per informazioni visita il sito oppure telefona. Design Thinking Challenge for Zanzibar. Come trasformare bottiglie di plastica in opportunità imprenditoriali sostenibili per Zanzibar? Sarà questa la domanda a cui i partecipanti al Design Thinking Challenge for Zanzibar dovranno rispondere. Si terrà dal 24 al 26 giugno presso la sede di Impact Hub Milano in via Paolo Sarpi 8. La partecipazione è a numero chiuso e la selezione dei partecipanti avverrà dal 21 maggio al 10 giugno fino ad esaurimento dei posti. Invia la tua candidatura compilando il form. Expo Milano 2015, nuove opportunità di lavoro. In vista dell'evento espositivo sono previste oltre 650 assunzioni e circa 300 saranno giovani. La campagna di reclutamento è stata affidata all'Agenzia per il Lavoro Manpower. Sul sito tutte le informazioni e come candidarsi. Anche nella sezione Lavora con noi del portale Expo Milano 2015 è possibile visionare le offerte di lavoro. Cerca Bando è un progetto nato come blog e diventato un sito vero e proprio, il cui obiettivo è selezionare e pubblicare bandi di concorsi e premi inerenti al mondo dell'arte contemporanea, della moda, del design, del cinema, del teatro e della musica. Le informazioni sul sito. Garanzia Giovani Lombardia, programma voluto dall'Unione Europea per favorire l'occupazione giovanile. È rivolto a tutti i giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia, cittadini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti, che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in nessun percorso formativo. Il programma offre servizi di orientamento, inserimento lavorativo, apprendistato, tirocinio, servizio civile, sostegno all'imprenditorialità, formazione mirata all'inserimento lavorativo e al reinserimento di giovani fuori dal sistema di istruzione e formazione, mobilità in Italia o all'estero. Nella sezione Aderisci al programma del sito Garanzia Giovani Lombardia è descritta la procedura da seguire. L'adesione prevede la compilazione del modulo di registrazione e la scelta dell'operatore accreditato che, ricevuta una notifica, si occuperà di contattarti e iniziare con te un percorso personalizzato in linea con il tuo profilo. È possibile aderire all'iniziativa fino al 31 dicembre 2015 anche attraverso il sito nazionale di Garanzia Giovani. Fuori di tesi. Presentazione di tesi da parte di giovani laureati organizzato da La Casa per la Pace di Milano in collaborazione con il Consiglio di Zona 4. Anna Giulia Ferrario presenta La prostituzione migrante tra coercizione e consenso, punti di vista, motivazioni all'agire e percezioni di chi si prostituisce. Marta Mantegazza, i temi e gli strumenti del razzismo istituzionale, il caso della campagna elettorale per le elezioni comunali 2011 a Milano. 18 giugno, ore 20:30, 22:30, sala del Consiglio di Zona 4, via Olio 8. Le informazioni sul sito di Casa per la Pace. Ciao ragazzi, per il mese di giugno è tutto, ci risentiamo per le news del mese di luglio. Ciao da Elena.